Le breaking news di Teletrurio, ben ritrovati nel giorno in cui si celebra il santo patrono d'Italia. La reliquia del Stadio di San Francesco, attualmente al convento di Monte Auto, sarà esposta a partire dal gennaio 2024 nella chiesa di Santa Croce ad Anghiari. L'annuncio è arrivato oggi appunto ad opera del vescovo Migliavacca in occasione delle celebrazioni alla Verna per il santo patrono d'Italia. Sono grato per questo dono alla chiesa di Anghiari, così ha commentato Monsignor Migliavacca. Veniamo alla cronaca, una operazione della Guardia di Finanza tra Alta Umbria e Val Tiberina. I soldi della droga venivano riciclati tra night e attività commerciali che venivano gestite da dei prestanome. In questa operazione sono cinque le misure cautelari che sono scattate, con il sequestro di tre locali, oltre ad un sequestro preventivo di 40.000 euro. E chiudiamo parlando di sanità, perché la Regione Toscana fa da apripista in Italia e sceglie di potenziare il ruolo dell'infermiere come prescrittore di ausilie protesica minore, un coinvolgimento decisamente rivoluzionario degli infermieri, soprattutto nell'assistenza ai pazienti cronici. Lo fa notare Giovanni Grasso, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche della Toscana, che dice l'Italia era rimasta indietro, ma ora appunto la nostra regione fa da apripista. Lo si è appreso dalla risposta dell'assessore regionale alla salute all'interrogazione del consigliere Gabriele Veneri. Ed è tutto per le breaking news. Per approfondirle, www.teletruria.it.